autocritica, ma il diavolo, come dire, l'avvocato del diavolo, il codice dà molte responsabilità ai professionisti, ai progettisti, probabilmente ha elevato, io dico, sono un iscritto all'albo degli ingegneri di Milano, quindi quando andrò in pensione probabilmente passerò anche io dalla parte del progettista, però meno male, realizzate gli impianti secondo le norme vuol dire far lavorare di meno noi come progettisti, come controllori, ma soprattutto noi come vigili del fuoco in divisa. Grazie, molto bene, grazie mille. Allora, con piacere faccio avvicinare il collega l'ingegnere Zerella, che per conto dell'Ordine Ingegneri di Milano spenderà anche lui due parole di benvenuto e di giustificazione della presenza di tanta gente, soprattutto la vostra in forma istituzionale. Grazie. Grazie a tutti, buonasera. Sono felice di essere stato delegato a portare i saluti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in particolare della Commissione Sicurezza e Igiene sul Lavoro e Sicurezza Cantieri, di cui faccio parte come membro. In realtà sono anche coordinatore del neonato gruppo ATEX, perché finalmente nella Commissione Sicurezza siamo un po' più di uno. 4 anni fa, quando sono entrato nella Commissione Sicurezza, ero da solo a occuparmi delle atmosfere esplosive. Adesso diciamo che delle nuove persone che sono arrivate, siamo riusciti a mettere da poco tempo in piedi questo gruppo, che avrà la funzione, ovviamente proseguendo anche quello che si sta facendo in questa giornata, di aumentare la cultura nei confronti di un argomento che spesso e volentieri è stato trascurato o non considerato. L'antincendio, bene o male, ha le sue tradizioni e le norme sono da tempo state accettate e riconosciute, le atmosfere esplosive invece rimangono ancora un po' sconosciute. Voi sapete che le due cose, esplosione e incendio, spesso vanno di pari passo, non sempre, ma sicuramente tutte e due possono causare gravi incidenti. Ringrazio gli organizzatori di questo seminario perché sicuramente aiutano ad aumentare la cultura della sicurezza. E questo è uno dei compiti fondamentali dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in particolare della commissione di cui faccio parte, in cui tutti quanti gratuitamente diciamo che svolgiamo il nostro lavoro per organizzare anche eventi come questo, per organizzare corsi interni all'Ordine degli Ingegneri, ovviamente sapendo anche che una parte importante la ricoprono i crediti professionali, sia per la parte appunto professionale che per la parte dei professionisti antincendio. In questa occasione ve l'hanno già detto, non ve lo ripeto ancora, sono attribuiti tutti e due le 4 ore dei crediti professionali, quindi sicuramente è interessante. Sarà interessante anche per questo motivo. Io spero proprio che questa sia l'occasione per iniziare un percorso oppure per proseguire, perché ovviamente l'ha già iniziato da tanti anni. Non fermatevi qui, sappiate che questa iniziativa sicuramente è un passo per aiutare le persone che devono lavorare nella progettazione e che devono fare in modo che la sicurezza sia sempre di più. Grazie a tutti, buona partecipazione e buon lavoro. Grazie e viva Dio. Sposo le parole del collega, a quale rendo merito perché ne ha dette molto di più delle poche che si era appuntato, quindi bravissimi tutti qui, anche andare a braccio, i miei complimenti. Bene, nel frattempo allora, ultimo ma non ultimo, il plotone di esecuzione lo facciamo salire, che abbiamo schierato per spaventarvi, perché entriamo allora nel merito delle relazioni che seguiranno e io uso dire che non c'è niente di meglio che metterci la faccia quando si fanno questo tipo di attività, per creare anche dei momenti di confronto successivi, perché ormai siamo ridotti che facciamo fare il 50, forse anche più il percento del nostro lavoro a WhatsApp, alle mail e appunto a Facebook e più ne ha più ne metta. Però un'occasione come questa, dove c'è sia una diretta streaming, c'è occasione di dare un viso a una voce, ma ancora di meglio in sala dove c'è la possibilità anche di stringersi la mano e piarsi due persone,
in una pausa molto piccola di 10 minuti che avremo, credo che sia utile allora fare le presentazioni come si conviene. Noi tratteremo due macro temi, l'avrete letto dai programmi, quindi la prevenzione degli incendi e delle esplosioni, e ci divideremo in due questa tipo di attività, in due momenti. Quindi nella prima parte, attraverso il comandante, che ringrazio di essersi sin qui reso disponibile, che da persona molto modesta qual è preferisce stare schiscio, dicono a Milano, non so in Sicilia se ci ascoltano come si dice Calogero Turturici, parleremo dei criteri di progettazione antincendio per gli impianti elettrici e per l'alimentazione elettrica dei sistemi di ventilazione meccanica. Dopo la relazione successiva invece verrà divisa a due mani, due voci, anzi tre mani, un, due, tre, che è il numero perfetto. E quindi col direttore marketing della Palazzoli, Marco Romeda, e con il collega sempre della Palazzoli, l'ingegner Ivo Meroni, e non di meno l'ingegner Sponton per conto di Femici Z, parleremo delle costruzioni elettriche in questi ambiti. Mentre lui può fare il modesto, in realtà lui è molto alto, più alto di tutti qua del gruppo dei relatori, con l'ingegner Crescini invece parleremo per conto di Maico Italia e dei Centinaia delle soluzioni di ventilazione per la protezione attiva e per differenze di pressione ambienti a rischio di incendio. Titolo lunghissimo, ma perché c'è tanta roba da dire. Faremo 10 minuti di pausa sia in streaming che in sala, non di più, perché abbiamo i tempi contingentati, e ci ritroveremo con la fortuna di avere dalla nostra, che ormai per noi è un'abitudine in senso buono, il professor Baggini, che per conto dell'Università degli Studi di Bergamo e del CEI ci introdurrà le argomentazioni legate al mondo a rischio di esplosione con la sua relazione, che è il ruolo della ventilazione delle costruzioni elettriche nella progettazione in caso di atmosfere potenzialmente esplosive, a quali seguiranno, fatta la teoria da buon professore, passeremo alla pratica nuovamente col collega l'ingegner Gabriele Crescini, che per conto di, appunto, di Maico Italia ci parlerà di, lo leggo tutto intanto che ho spento qua dietro, ma questo viene facile farlo ricomparire, progettazione corretta, selezione di ventilatori che opera in atmosfera potenzialmente esplosiva, ma non ce la faccio a leggerlo tutto. E ultimo, ma non ultimo, con Ivo Meroni parleremo delle costruzioni elettriche per prevenire l'esplosione. Bene, via tutti, tranne il comandante, che fra un attimo gli passerò il testimone. Io ho due avvertenze per l'uso. Allora, su Facebook vedo che ci stanno scrivendo di avere le relazioni, che come ho detto, se ce lo scrivete lì, ma ancora meglio all'indirizzo di posta elettronica di Maico Italia, sarà nostra premura farvele avere. Non sono previsti crediti formativi per coloro che sono collegati in diretta streaming, questo non è il caso, ma solo per le persone presenti in sala, quindi vorrei essere chiaro e sincero in questo senso. Ciononostante, spero e penso che vedo le 182 persone collegate possano continuare a seguirci fino in fondo. Mentre in sala quello che mi serve è concentrazione, attenzione. Noi abbiamo dei contenuti di cui siamo fortemente convinti, che sono stati anche valutati, perché l'Ordine dei Geni ha voluto le presentazioni prima, quindi è un po' come andare a scuola prima, essere valutati prima eventualmente di essere promossi, e in questo senso invito a fare a meno di questi per queste 3 ore e mezza che credo ci siano rimasti, questo maledetti cellulari che già ho sentito suonare, poi vabbè, se vibrano magari non ce ne accorgiamo, ma se poi vediamo le teste inclinate che si fanno gli affari loro, questo credo che non sia eticamente corretto, sia fuori luogo in un contesto come questo che vuole essere serio e professionale, al quale stesso noi organizzatori siamo stati sottoposti a un vaglio, e ci aspettiamo altrettanta attenzione in cambio. Quindi chiedo cortese concentrazione, collaborazione e rispetto. Quindi chiudo con questo aforisma, che nella sostanza vuol dire: siamo qua per ascoltare, per formarci, per farci prendere delle informazioni sostanziali che potranno poi eventualmente essere approfondite, spendendo in questo senso una crocetta sul questionario di valutazione per chi è presente in sala. Viva Dio, facciamo questo. Bene, allora con il comandante io ti devo chiedere la cortesia
di non farti impallare dalla luce del proiettore, dove ti viene comodo a te, va bene anche qua, purché tu non ti faccia impallare dalla luce, se no esci male. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, vi parlo di questa roba qui, quindi criteri di progettazione antincendi per gli impianti elettrici e alimentazione dei servizi di ventilazione meccanica. Quindi essenzialmente delle ultime varianti che si sono succedute negli anni sulla C648, la V3 e la V4 e V5 sono le più importanti dal punto di vista della sicurezza antincendi, e poi c'è il progetto 1229 che è la variante V6 che dovrebbe trovare luce l'anno prossimo in un testo coordinato della nuova C648. A giugno dovremmo riuscire a tirare fuori il testo coordinato, e quindi senza più varianti per qualche mese, poi riprenderanno a fare di nuovo le varianti, eccetera. Obiettivi di progettazione: bassa probabilità di innesco, bassa probabilità di progazione, compatibilità dei nostri impianti, soprattutto degli elementi lineari, con i sistemi di compartimentazione messi presenti nel fabbricato, possibilità per gli occupanti di lasciare gli ambienti in sicurezza, per le scuole di soccorso di operare in sicurezza, e poi un po' di ragionamenti su come mettere in sicurezza l'impianto elettrico quando c'è l'incendio, ovvero come farlo funzionare bene l'impianto elettrico quando c'è l'incendio. Come si fa sta roba? Ovviamente dipende da qual è il livello di rischio di riferimento del nostro locale, e soprattutto va fatto a regola d'arte. La regola d'arte in più la regolamentazione e in più i requisiti specifici antincendi che sono riportati nel codice di prevenzione di incendi, come diceva il collega l'ingegner Lena, adesso è diventato ormai quasi obbligatorio per la stragrande maggioranza delle attività, e abbiamo detto, ci dobbiamo ricordare del fatto che questa roba si fa in funzione della valutazione dei rischi di incendio del fabbricato. Valutazione dei rischi di incendio che deve riportare dei risultati, e risultati che vanno confrontati con un nuovo modo di classificare gli ambienti dal punto di vista elettrico, perché col progetto 1229 abbiamo cambiato la classificazione dei luoghi a maggior rischio in caso di incendio. Infatti quelli che molti di noi conoscevamo come ambienti a maggior rischio di incendio per elevato affollamento si sono triplicati, ovvero abbiamo gli ambienti a bassa densità di affollamento ma a elevata difficoltà di esodo, poi abbiamo gli ambienti ad alta densità di affollamento e con facilità di esodo, e poi abbiamo gli ambienti più infestati, che sono quelli a elevato affollamento e ad elevata difficoltà di esodo. Qua insomma ci rientrano tipicamente gli ospedali, le case di riposo e cose di questo genere. Chi ci rientra qui nelle attività soggette? Non abbiamo detto che tutte le attività soggette potrebbero, abbiamo detto che una parte di quelle attività soggette che sono indicate nel 151 potrebbero rientrare, perché sono quelle indicate, sono tutte realtà che sono caratterizzate da presenza di persone estranee all'attività. Poi ci sono gli ambienti a maggior rischio di incendio per strutture portanti combustibili. Questa è l'attuale definizione che c'è nella 648, che diventano fabbricati costruiti prevalentemente in materiali combustibili. Adesso cosa uscirà per questa nuova edizione a seguito dell'inchiesta pubblica e delle osservazioni che sono state riportate? Ancora ci stiamo ragionando. Non è detto che rimanga il testo tal quale come il 1229, ma è possibile che venga un po' ridimensionato e che tutto venga fatto, venga ricondotto di nuovo alle strutture portanti combustibili, e poi sul resto delle attività, che ne so, i rifugi alpini, che potrebbero essere anche costruiti in cemento armato ma rivestiti in legno, è probabile che faremo una sezione specifica dedicata a loro. Poi ci sono i depositi che è cambiata solo la classifica, c'è un BE2 che è un... Sono tutti i codici che sto facendo vedere io, sono tutti i codici che vengono da un recepimento, che sono dovuti a un recepimento in una tabella 51 della norma ISE, non mi ricordo quale, ma CEA ha deciso di recuperare questa classificazione per tutti gli ambienti di installazione della C648, e quindi la variante V6 è il primo caso dentro la C648 in cui si utilizzano, si individuano prescrizioni in funzione della codifica dell'ambiente. Nel testo coordinato ci saranno le classificazioni degli ambienti, ma non ci sarà ancora il trasferimento di queste codifiche dal punto di vista della quali prescrizione andrà a selezionare all'interno del 648 per quel tipo di qualifica. Per queste qui invece siamo a questo stato dell'arte.
chi sono questi? 4,50, esattamente come attualmente è. Ci dobbiamo ancora ricordare dal punto di vista del rischio di incendio che ci sono dei locali di uso medico, in particolare i locali medici di gruppo 2, dove abbiamo un pericolo di vita per il paziente nel caso in cui venga tolta l'alimentazione elettrica agli apparecchiature elettromedicali che lo mantengono in vita, e quindi ci dobbiamo ricordare che questa venir meno dell'alimentazione potrebbe anche essere dovuto a un rischio di incendio in un locale dove transitano queste condutture. Quindi l'idea è quella di stare attenti alla protezione di queste condutture che distribuiscono energia ai locali per l'ospedale dove sono presenti i locali medici di gruppo 2. Ciò posto, parliamo dei criteri di progettazione. Questi sono i criteri specifici che vi ho detto che vanno rispettati per progettare a regola dell'arte. Quadro generale di posizione segnalata, quadri che alimentano servizi di sicurezza in posizione protetta all'incendio. È uno sdoppiamento, prima chi è abituato alle vecchie regole di prevenzione incendi c'è scritto che il quadro generale deve essere protetto, segnalato, tutta una serie di prescrizioni sul quadro generale che poi probabilmente non erano tutte necessarie. Sdoppiando in questo modo quadro generale di posizione segnalata e quadro di sicurezza invece protetti dal fuoco, la cosa è un po', funziona un po' meglio, ovvero è un po' più mirata la prescrizione per lo scopo che dobbiamo conseguire. Ma questo significa che dal punto di consegna dell'ente distributore dobbiamo distribuire e dobbiamo dividere le due linee, una che fa servizi ordinari e l'altra che fa servizi di sicurezza. Sapete che la CE 021 ci permette di installare fino a 3 DGL sulla linea, sul cavo di collegamento tra contatore e prima di arrivare al quadro generale. Facendo in questo modo abbiamo la possibilità di sdoppiare le linee, quelle di emergenza e quelle ordinarie. Ricordiamoci però che sul DGL, servizi di sicurezza, vale la prescrizione del codice che dice su quell'interruttore lì non devi agire e quindi devi mettere la segnaletica non aprire in caso di incendio. Dispositivi di protezione contro le sovraccorrenti. Ci dobbiamo ricordare che la terza armonica non è più una cosa strana, è una cosa che è un po' diffusa un po' dovunque, ce l'abbiamo anche a casa, se per questo abbiamo forni domestici, abbiamo i televisori che possono generare terza armonica, e non solo questa terza armonica può andare a caricare il neutro, che potrebbe anche non essere protetto di suo, ma ci sono delle apparecchiature che invece sono si infastidiscono con la terza armonica e che quindi si potrebbero guastare. Quindi non solo un problema di protezione del neutro, ma anche un problema di danneggiamento di alcune apparecchiature che potrebbero essere sensibili alla terza armonica quando questa diventa rilevante dal punto di vista della circolazione del circuito. Un'altra cosa che ci dobbiamo ricordare è che quando andiamo a lavorare in 751, quindi ambiente a maggiore rischio di causa di incendio, abbiamo un po' di sconti che non ci possiamo permettere. La CE 648, per esempio, per quanto riguarda la posizione del dispositivo di protezione contro i sovraccarichi, dice fate dove volete, che tanto è uguale, in 751 non è uguale, perché in 751, dovendoci occupare dei guasti ad alta impedenza, che possono anche essere dei guasti di isolamento, e siccome i guasti di isolamento possono avvenire a monte del punto di installazione del dispositivo di protezione contro le sovraccorrenti, questo monte deve essere il più piccolo possibile. Quindi il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi va installato all'inizio del circuito. Andiamo ai cortocircuiti, alla protezione contro i cortocircuiti, dobbiamo stare attenti a un po' di aspetti, e in particolare che in ambienti ordinari si considera il cortocircuito franco, in ambienti a maggior rischio in caso di incendio si considera anche il cortocircuito non franco, quindi correnti cortocircuito deboli essenzialmente, che dobbiamo cercare di intercettare per quanto possibile, il più rapidamente possibile, per evitare che l'energia sviluppata nel punto di guasto diventi sufficiente per innescare i materiali combustibili che ci stanno in prossimità. Allora, un'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione è che la protezione in backup ovviamente ce la dobbiamo dimenticare se stiamo alimentando il servizio di sicurezza, perché andremo a perdere la selettività, e poi la possibilità di omettere la protezione per le correnti di cortocircuito a fondo linea quando il circuito è protetto con dispositivi di sovraccarico può creare qualche problema, per esempio può creare il problema che
ci possono essere correnti di guasto alta impedenza che possono essere dello stesso ordine di grandezza o addirittura più basse delle icone F. Allora significa che i tempi di intervento potrebbero essere parecchio lunghi, e siccome l'energia che sviluppa un guasto ed è un'energia localizzata, perché è in quel posto dove c'ho la chiusura nel punto di guasto che si sviluppa la stragrande maggioranza dell'energia, della potenza, se il tempo di interruzione è lungo l'energia diventa grande e quindi può essere sufficiente innescare materia combustibile in prossimità. Tutto dipende dalla trasmissione del calore, quindi se c'è la possibilità di accumulare il calore sviluppato dal guasto, ma questa è una situazione di rischio reale. Dispositivi di protezione contro il guasto a terra. Fino al 2017 noi ci siamo sempre occupati di contatti diretti, la 64 ore, no? Tranne il 751, condutture di tipo B, di tipo C, minore P4X, beh, lì c'era un differenziale messo da qualche parte per chi se lo ricorda. Ma fino al 2017 nessuno si preoccupava del guasto a terra come causa di innesco di incendio. Con la variante V3 questa tipologia, possibilità di incendio, ha assunto una nuova veste. Perché? Perché andando a guardare cosa succede dal punto di vista della sollecitazione termica delle apparecchiature guaste soltanto con le protezioni contro i contatti indiretti, qualcosa sfugge. Allora, visto che qualcosa sfugge, con l'articolo 532 è stato inserito un obbligo, che è quello di installare una protezione differenziale a 300 mA sui circuiti di distribuzione. Questo 300 mA ovviamente può dare problemi di selettività, perché insomma se parto con 300 mA il tempo che arriva al mio utilizzatore chissà quando i differenziali si aprono da questo punto di vista. E allora abbiamo individuato delle soluzioni alternative a 300 mA. La prima: se le condutture non innescano, non ci preoccupiamo del guasto a terra dal punto di vista del rischio di incendio. Quindi tipicamente conduttore A e B della sezione 751 non c'è possibilità di guasto a terra e quindi non ci andiamo a mettere il differenziale. La seconda: se abbiamo problemi di selettività, anziché installare un differenziale facciamo un'altra roba, rileviamo gli effetti del guasto, che ne so, fumo, scintille, arche eccetera eccetera, quindi con dispositivi esterni all'impiantistica elettrica, quindi dispositivi rivelatori che possono o dare un allarme se si tratta di ambienti presidiati o intervenire automaticamente sull'alimentazione se invece si tratta di ambienti non presidiati essenzialmente. E poi l'altra possibilità è quella di incrementare la taglia del differenziale 300 mA, ricordandoci che nel sistema ITT comunque va verificato il coordinamento con l'impianto di termine. Per i sistemi ITT c'è la possibilità, in sostituzione del differenziale, di installare un rivelatore di corrente differenziale, sempre con soglia di intervento di 300 mA, che però non apre, da un allarme che ha un senso. Questa cosa qualcosa di nuovo, ovvero la prima domanda è questa: cosa dobbiamo proteggere di tutto quello che abbiamo a casa? Nella nota 3 all'articolo 443 la 148 dice: sa che c'è, che se sovratensione di manovra di valore superiore a 2,5 kV è un po' difficile averlo, quindi tutto ciò che ha un livello di tenuta all'impulso superiore a 2,5 kV non ce ne facciamo niente, non abbiamo bisogno di proteggercelo. Quindi tipicamente contatori e quadri di distribuzione non hanno questo tipo di problema. Chi c'ha il problema? Gli apparecchi utilizzatori e soprattutto la componentistica elettronica, di cui i servizi di sicurezza sono pieni. Allora dobbiamo preoccuparci di questa parte dell'impianto elettrico che è vulnerabile, ma l'altra domanda è: quando ci dobbiamo proteggere? Sempre, pure a casa nostra? Allora la risposta è, la si trova nella nota V5, dalla lettura congiunta dell'articolo 443 1 e 4, che dice: se non è installata protezione contro i disturbi atmosferici, può essere necessaria una protezione contro le sovratensioni di manovra quando conseguenze influiscono sui servizi di sicurezza e su un gran numero di persone. Occhio e croce, ce ne dobbiamo preoccupare nelle attività soggette a controllo di prevenzione incendi. Servizi di sicurezza o un gran numero di persone. Domanda 3: come proteggerci? Beh, con SPT di tipo 2 la roba si può fare, questa protezione si può anche fare con questo tipo di dispositivo.
Selettività delle protezioni, il codice dice quando necessario i dispositivi di protezione devono assicurare la selettività, sì, ma quando è necessario? Se vi dico i servizi di sicurezza tutti voi mi risponderete sì, ovviamente, ma se vi parlo di selettività sull'illuminazione ordinaria magari qualcuno storce il naso. Per trovare questa indicazione mi devo andare a prendere la 172, che non è una norma che abbiamo tutti i giorni sulla nostra scrivania, che dice, sull'illuminazione di sicurezza, dice che non è bene che qui dentro, per esempio, se si fulminano lampadine restiamo soltanto con l'illuminazione di emergenza, ma qui dentro è bene che l'illuminazione ordinaria venga suddivisa su almeno 2 circuiti, proprio per evitare il discorso antipanico. Sugli apparecchi che hanno un funzionamento pericoloso e i supporti di installazione che potrebbero essere combustibili. Questa compatibilità, questa regola di installazione è riportata, era prima riportata in la classe con cui si misurano le prestazioni abbiamo dei problemi del collegamento con la rete, chiediamo scusa.